amici, dopo una lunga e rilassante pausa siamo pronti per tornare alle vecchie abitudini. E il nostro Gigi Campus non poteva di certo mancare per darvi il benvenuto in questo nuovo anno, cara Alice. Le notizie, avendo appena ricominciato, scarseggiano un po', dobbiamo ammetterlo. Abbiamo però molti appuntamenti da ricordarvi. Il primo in ordine di tempo è quello di lunedì 13 gennaio. Alle 20.30, nell'aula magna della nostra scuola, si terrà infatti un importante incontro con il pedagogista Alberto Pellai. A spiegarci chi è e di cosa parlerà è stata la nostra dirigente scolastica, la professoressa Luciana Ferraboschi. Vediamo! Buongiorno a tutti, volevo comunicare che il 13 e il 16 di questo mese noi avremo qui il professor Pellai per un incontro il 13 con i genitori alla sera e il 16 alle 16.30 con i docenti per parlare di educazione sentimentale e di sessualità. Avrete tutti visto, ricevuto la nostra locandina e vi domanderete perché facciamo un'iniziativa di questo genere. Ecco, noi abbiamo raccolto in questo periodo, nelle classi, tutta una serie di comportamenti, di osservazioni, di problemi che i ragazzini hanno posto e stiamo cercando di trovare delle risposte possibili per far capire loro che appunto la sessualità non è in quell'immagine così violenta o negativa come spesso ce la presenta la pubblicità, ma che invece è possibile costruire una relazione con l'altro di carattere positivo, mediata dalle proprie emozioni, è possibile imparare a gestire le proprie emozioni, è possibile costruire l'educazione sentimentale di fronte al fatto che, come dicono molti autori famosi, Galimberti per esempio, molti giovani oggi esprimono un analfabetismo emotivo che diventa pericoloso perché poi porta a situazioni che sicuramente degenerano. Allora noi volevamo aiutare i ragazzi e naturalmente gli insegnanti stanno già lavorando all'interno delle classi, nella primaria, nell'infanzia, stanno già lavorando sulle emozioni e stanno già facendo un percorso sulla resilienza. Nella scuola secondaria hanno lavorato anche lì sugli aspetti scientifici della sessualità. Adesso abbiamo chiesto però il parere di un esperto che è il professor Alberto Pellai, il quale non soltanto è psicoterapeuta, non soltanto è giornalista, anche docente universitario, che ha scritto un fracco di libri, tra cui appunto l'ultimo è La bussola delle emozioni, ma prima aveva scritto Il mio primo bacio, rivolti proprio sia ai genitori che agli adolescenti per cercare di affrontare in modo del tutto naturale, del tutto tranquillo quelle che sono le problematiche che i ragazzini si pongono a questa età e alle quali molto spesso non sanno dare delle risposte e quindi vanno alla ricerca su internet o in rete di risposte che molto spesso sono deludenti. Ecco, per preparare questo incontro abbiamo anche chiesto la collaborazione sia agli insegnanti sia ai genitori per fare in modo che questo incontro che ci sarà non sia semplicemente la lezione del professore ma sia di carattere interattivo in modo tale che noi possiamo fare le domande e lui ci dovrebbe aiutare a trovare le risposte. Ecco, vi aspettiamo tutti e numerosissimi naturalmente. I bambini della scuola dell'infanzia hanno sfidato il freddo di questi giorni e ben coperti. Sono usciti a esplorare la natura. Eccoli! In linea con la filosofia dell'outdoor, i bambini della scuola dell'infanzia, con l'abbigliamento necessario, escono all'aperto e scoprono che anche d'inverno la natura stupisce con la sua magia. Al mattino trovano delle fantastiche ragnatele di ghiaccio. Durante il pomeriggio vengono allietati da un sole inaspettato. Ora vediamo cosa hanno in serbo per noi i piccolissimi nel Green Nido. Via al servizio! Dopo le vacanze natalizie, al Green Nido sono giunte tante bellissime sorprese. Una di queste è l'arrivo dell'educatrice Serena Zuppelli, che è stata subito accolta con grande entusiasmo da tutti i bambini. Insieme a lei abbiamo salutato il nostro personaggio Palù, per accogliere Lina, il folletto dell'inverno. Nelle prossime settimane scopriremo tutti i tesori che ci porterà.
Prima di salutarvi, vi ricordiamo di non mancare al terzo ed ultimo Open Day del nostro campus, che si terrà sabato 18 gennaio. Porte aperte dalle 9:30 alle 12:30. Vi aspettiamo numerosi! Da Alice e Loris è tutto. Alla prossima settimana!